Realizziamo ora insieme una torta che piacerà di sicuro ai vostri bimbi, nipotini, figli, eccetera. Una torta con Peppa Pig. Allora, abbiamo bisogno di una torta già rivestita rosa, farcita, bagnata come più vi piace, e una sfoglia di colore marrone. Perché? Perché con questo attrezzino o con un semplice coltello andremo a fare il suo habitat naturale, ovvero una pozzanghera. La tagliamo ed eliminiamo la parte in eccedenza. La poggiamo sulla torta. E abbiamo fatto una fantastica pozzanghera. Ora facciamo il pupazzetto vero e proprio. Con la pasta di zucchero color carne andiamo a fare il visino di Peppa Pig. La difficoltà reale di fare la bambolina di Peppa Pig sta nel fatto di dover lavorare in 2D, nel senso, è vero un cartone animato, ma se voi ci fate caso è piatto, quindi dobbiamo cercare di schiacciarlo quanto più possibile. Quindi facciamo in questo modo. Allunghiamo il nasino. Ok, adesso realizziamo il corpo, che non è altro che un trapezio. Stendiamo. Anche questo, abbastanza schiacciato. Lo tagliamo. Ed eliminiamo le parti in eccesso. In questo modo. Ecco qua. Il corpo l'abbiamo già ottenuto. Ora cosa facciamo? Con uno stuzzicadenti infiliamo al centro del nostro collo. Ed infiliamo la testona. Rimettiamolo verticale, orizzontale. Con una pallina di pasta bianca andiamo a fare l'occhio. Uno e due. Ora facciamo le orecchie con una pallina di pasta di zucchero color carne. Uno e due. Ok, solleviamola e aggiustiamo le proporzioni. Mi sembra abbastanza buona. Con una pasta di zucchero rosa un po' più scura andiamo a fare la gote. E la piazziamo qua. Con lo stesso colore facciamo il sorriso, quindi un salamino, e lo andiamo a mettere al di sotto della guanciotta. Ancora prendiamo la pasta di zucchero e facciamo il contorno del muso, così. Con uno stuzzicadenti andiamo a incidere le due narici, in questo modo, uno e due. Ora, con la pasta di zucchero color carne andiamo a fare le gambine, sono secche, 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 quindi ne basterà pochissima. E le andiamo a mettere direttamente sulla nostra torta, quindi una qui e un'altra qui. Prendiamo il nostro corpo, lo solleviamo e andiamo ad adagiare al centro delle nostre gambe. Ecco qui, in questo modo.
non ci resta che fare le gambe e i piedini. Completiamo le gambe con la scarpetta. 1 e 2. In questo modo. Due semplici pizzette da mettere alla fine dei piedi. Ora facciamo le braccine. Altri due salamini. Partono da qui e vanno sulla pancia. 1 e 2. Alla nostra Peppa facciamo mantenere un fiorellino. Quindi con la pasta di zucchero arancione stacchiamo con un espulsore a forma di fiore una margheritina. La facciamo uscire e la adagiamo sulle mani. Al centro metteremo una pallina gialla. Così. Con un pennarello nero alimentare andiamo a fare l'interno dell'occhietto. 1 e 2. Com'è? A me piace. Ecco a voi, Peppa Pig.